amici, come vedete dalla fotografia, io sono infortunato perché ho deciso di iniziare la nuova stagione del Salotto delle Idee facendomi del male, e non mi sono fatto del male così, una gamba rotta, un mignolo storto, ma che? Tibia, perone e poi anche malleolo tibiale. Intervento di 2 ore, placche al titanio, viti, controviti, insomma sono prigioniero qui in casa, non posso uscire se non chiamando un'ambulanza, taxi. No, c'è già, lo vedono, ma è tecnologico, io. insomma, ho iniziato con l'immagine del piedone, caro Eugenio Gamba. E allora, visto il tema di stagione, con chi iniziamo? Naturalmente con Eugenio Gamba, il nostro fisiatra dal volto umano. Umanoide, sì, va bene. Però è un po' prematura la cosa. Ci vorrà ancora un po' di tempo. Molto tempo, vero? È un paio di mesi dall'intervento ci vogliono, questo tipo. Però... poi fra un 20 giorni con 2 stampelle puoi cominciare a zampettare per casa. Io toglierei i tappeti, perché i tappeti in casa sono la più alta fonte di infortuni. Certo, ma io per ora i tappeti li lascio, perché non te ne frega momento, niente, il tappeto non dà fastidio, giro con la sedia a rotelle, le ruote, per cui va bene, sì. Così, però quando parleremo un po' della rieducazione, chiamiamola non rieducazione, perché non è una rieducazione, del cominciare a essere un pochino più autonomo, che non è una rieducazione. Sì. Cioè, nel senso che saltellando con le stampelle vai in bagno da solo senza metterti sulla carrozzella, ecco. Quindi un minimo di autonomia. Per poi arrivare, la rieducazione sarà fatta, ma secondo me non ci sarà bisogno di una grossa rieducazione, per il semplice fatto che la rieducazione del cammino si fa camminando. Allora, nel momento in cui io ti mando un terapista che ti mobilizza un pochino, ti crea una massa muscolare degna di nota, perché lì dentro ormai i muscoli, se va bene, non si formano neanche le mosche. Se va bene, vista la stagione, guarda che non è una barzelletta, te l'ha andato il ferro da calza per grattarti dentro? No, per ora no, perché sono tutti i punti. Ma il ferro da calza è smussato, non li tira via i punti. Perché sapete, nell'intervento, io l'ho guardato di squincio, ma insomma m'hanno aperto, come tu dici, come un libro. C'ho 3 squarci nel... Ma tu lavoravi alla Domenica del Corriere. Sì. Stanno aperto come un quotidiano, si dice. Madonna. Sì, però poi t'hanno anche richiuso. Sì, per fortuna. T'hanno mandato a casa. No, per fortuna, però è orrendo pensare che sei... No? È orrendo pensare che abbiamo ancora una medicina quasi dei tempi delle crociate. Perché se vai a vedere i film di fantascienza, arriva lì uno, fa così col dito e tu sei guarito. magari. E allora io cosa servo? Appunto, un chirurgo, no. Cosa serve? A niente. Bisogna fisiatra, far lavorare Eugenio Gamba. Fisioterapisti, cosa servono? A niente. Allora ci sono 3 categorie che devono essere protette. Ecco, allora le categorie protette vanno fatte a lavorare, quindi fatevi male. Senti, ma a proposito di farsi male, ma è vero che praticamente non si ritornerà alla vera normalità prima di 6 mesi? Dipende dal cervello. Allora lo chiederò al dottor Tancredi Militano. Quello lì. Non ti far operare però al cervello. No, per carità. Chiacchiere. Per carità. No, dipende dal cervello. Allora, mi è venuto in mente una mia vicina di casa, bambina, figlia di vicini ancora, 30 anni fa e passa. Si rompe una gamba come te, ma pochino, e hanno fatto il gesso.
Dopo poca roba, 25-30 giorni, toglie il gesso, camminava zoppa, tuk, e io dietro, ma cammina dritta. Provato anche a darle dei calci nel sedere, non sono serviti a tanto. Lei rideva in compenso, contenta. No? Un giorno esco per andare a bermi un caffè al bar di fronte dove c'erano i giardinetti e vedo questa qui con i pattini, con gli schettini, che viaggia come un treno, che sembra... Le son corso dietro e ho detto: ma tu cosa stai facendo? Da allora ha camminato giusta. Perché si è resa conto, diceva: eh sì, è vero, vado con i pattini, corro, salto, perché non aveva male, era convinta di avere male. Si chiama, vabbè, adesso sono tutti nomi difficili, però è la psicomotricità. Il paziente ottiene di più se tu riesci a plagiarlo, in senso buono, per intenderci, cioè se tu riesci a trovare la strada. Ci sono quelli che impiegano 2 mesi a rieducarsi e quelli che impiegano 15 giorni. Lo sai, il dubbio che ho sull'uso delle stampelle è che ho l'impressione che, per quanto mi riguarda, c'ho una fregatura nella fregatura, nel senso che il tutto è accaduto con la gamba destra. Ho quasi difficoltà, quando mi alzo per spostarmi da una poltrona alla sedia a rotelle, ad usare la gamba sinistra, perché sarei propenso a poggiare sulla gamba destra. Ma perché? Perché probabilmente tutta la vita hai usato di più la destra. Sì. Però io ho avuto tanti incidenti, per quello che sono bravino nella... ma ne ho avuto tantissimi. Uno dei più belli è stato quando sono caduto sotto un motoscafo che mi ha fatto 14 tagli con l'elica nella gamba destra. Tu scii? Non hai mai sciato. Quando uno scia, che arriva sul piazzalone in fondo, fa una curva per fermarsi, si chiama Cristiania. La curva la fai dalla parte opposta alla gamba più forte. Allora, se è più forte la destra, tu fai la curva sinistra. Poi non è che ti fermi, tiri sullo sci per far vedere la marca, perché non ero proprio a quei livelli, però sciavo benino. Fatto 7 mesi di... bevevo 3 grappini, poi mi facevo la rieducazione da solo, perché era un disastro questa gamba. Il ginocchio era aperto come una scarpa. Me l'hanno cucito, però. Allora rivado a sciare dopo un anno, porco cane, tutti i cristiani a destra, perché lavoravo con la sinistra, perché io per 7 mesi ho avuto dolore e un po' impacciato nell'uso della gamba destra. Il mio cervello ha escluso la preferenzialità, si può dire preferenzialità, verso la gamba destra, l'ha esclusa, per cui la mia gamba destra è diventata la sinistra, premesso che sciando le curve le facevo come dovevo fare, però quando c'era che lasciavo libera scelta al cervello, io giravo a destra invece che a sinistra, perché il cervello è lui, è che comanda. Comunque, cari amici, illudetevi che con questa rottura di tibia per una roba del genere mi avete accoppato alla faccia vostra. Io continuo a lavorare, continuerò a presentarvi ogni settimana il Salotto delle Idee con delle persone intelligenti qui accanto a me che hanno veramente qualcosa da dire, e poi risorgerò, amici miei. Risorgerò attivamente, non ti pare? Ma guarda, la prossima volta ti facciamo l'intervista
in piedi. Ecco, con la musica e ballerai. Non solo, ma ora io vi voglio avvertire di una cosa: sino a quando non riuscirò a camminare regolarmente, mi presenterò sempre con una camicia blu scura. Quando mi rivedrete con giacca e cravatta, vuol dire che la tempesta sarà passata. In ogni modo, amici, come vedete, Vispo continua ad esserlo. Lavoro intensamente, anche se con una gamba un po' alzata, e lavoro tutto storto davanti a un computer. In ogni modo lavoro, perché chi abbatte Simonelli deve ancora nascere, amici miei. Non è alzare la gamba, l'importante è non alzare il gomito. Ah, certo, ecco, beh, certo. No, ma questo non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Arrivederci, alla prossima puntata. Arrivederci.